Eccoci qua, zia. Eccoci, ma finalmente sei soddisfatto. Adesso è arrivato finalmente l'apparecchio nuovo. Quindi E quindi cominciamo? sei stato tu il primo 600 a prenderlo. Sarai contento. Spero saranno contenti anche i tuoi padroni della fabbrica che li fanno. Quindi che numero è questo? Tu hai preso il numero 8. No, l'otto, il sette. Il Il 7, sette. tu hai preso il numero 7. Eccolo qua. Numero iPhone. 7. Dimmi. Quindi tu sei il numero 7 per arrivare ai nostri numeri e andare ancora avanti. Allora, questo è l'iPhone 7S Sì. Plus. Doppia fotocamera, niente jack. Sì. E li Allora. fanno belli gli orologi, già abbiamo Vabbè, visto. tieni in mano L'ho lì. visto, che è vero, ma per me non c'è mai uno, perché io sento poco, sono vecchia, per me non fate mai uno. Allora, zia, vediamo le caratteristiche nuove di questo telefono. Allora, la novità, c'è due fotocamere, adesso vi facciamo vedere cosa possiamo fare con due fotocamere. Possiamo fare lo zoom. E la qualità resta invariata, quindi non si perde lo zoom. Possiamo fare lo zoom fino a 2x ottico o in digitale fino a 10x. Ovviamente la qualità ne risente. Dopodiché abbiamo già installato la 10.1 in versione beta, che abbiamo la modalità ritratto, quindi la zia diventa bella in primo piano e lo sfondo invece diventa sfocato, tutto grazie alle due fotocamere, che è un'esclusiva del modello più grande, zia. Ascolta, adesso il telefono può andare sott'acqua. Sì. Possiamo buttare l'acqua addosso al telefono che non si rovina. Mi voleva una volta quando andavo io a nuotare nel fiume, Ecco. andavo sempre sott'acqua con la testa a prendere le pietre rosse. Nello iudrio. E adesso negli Allora, facciamo vedere però che sono tutti che si lamentano, zia, su internet della rimozione del jack da 3,5 da questo iPhone. Allora, ricordiamo a tutti che per ascoltare la musica abbiamo quattro possibilità. Allora, o usiamo le cuffie col connettore Lightning che sono in dotazione col allora, tu l'hai telefono. già provato, ti va bene. Sì, aspetta. E va bene anche come soldi. Sì, aspetta un attimo che parliamo qua di come ascoltiamo la musica, zia, col telefono. La musica, come l'ascoltiamo col telefono? La luce di Allora, se no, sempre in dotazione col telefono abbiamo un convertitore da Lightning a jack da 3,5 con col quale possiamo ascoltare la musica con le nostre cuffie preferite, oppure possiamo ascoltare la musica tramite Bluetooth con le cuffie wireless, che siano le nuove AirPods o qualsiasi altra marca, oppure, guardami zia, adesso abbiamo l'audio stereo sul telefonino. Allora, qua noi abbiamo il nuovo album di Bruce Springsteen, Chapter and Verse. Sono questo fuori, sono ancora tanti fuori. Di telefoni Sì, nuovi, è solo questo così. due nuovi sono usciti, il grande e il piccolo. Ma solo Questo è il grande. questo è il primo. È quello più grande. Grande, grande. Sì, alla fine. Allora, come abbiamo detto, l'audio stereo. Non facciamo partire le canzoni, altrimenti YouTube ci blocca per copyright. Però fidatevi, l'audio è molto potente perché abbiamo una seconda cassa nell'auricolare. L'audio è molto potente, però ne risente un po' la qualità, secondo me. Allora, la batteria rispetto al modello precedente dura un pochino di più. Abbiamo un nuovo tasto home, non è più fisico, ma è, diciamo, finto, soft touch, chiamatelo come preferite. Quindi il tasto non si muove. Una volta che l'abbiamo premuto, però, il Taptic Engine, che è integrato all'interno del telefono, ci dà una risposta, una vibrazione, zia, che può essere personalizzata su tre livelli, leggero, medio o più forte. E abbiamo una fotocamera frontale per fare i selfie perfetti da ben 7 megapixel. Quindi adesso proviamo a fare un selfie alla zia. Vieni qua, zia, facciamoci un selfie. Eccoci qua. Sorridi, zia. Ridi. Ridi un po'. Ecco.
Buongiorno. Ecco qua il selfie che abbiamo fatto con la zia. Allora, il prezzo, zia, tieni in mano il telefono. Allora, come avete visto, abbiamo messo la custodia di silicone. Dimmi tutto. E quale prezzo mi pare? 1050 euro. 1050. 1.050 euro. Sì. Avevi i soldi? Ma 50 centesimi non avevi per un caffè. Vedi? Vedi? Allora, zia, ricordiamo che abbiamo preso il modello nero opaco da 128 giga. Quindi, le tue opinioni finali da ex possessore di iPhone 6S Plus. Il salto a questo 7 Plus è stato obbligatorio o potevo restare col modello vecchio? Sinceramente, io sono malato di tecnologia, quindi ogni anno prenderò sempre, se avrò la possibilità, il modello nuovo. Se non avete esigenze particolari, si può stare tranquillamente con il 6S Plus o addirittura anche col 6 Plus, non mi interessa molto il fattore del 3D Touch. Sentiamo cosa dice la zia. Una tua opinione. Telefono qua, sei contenta o no? Ma se vuoi che mi piace, Però è uguale a quello vecchio, no? ho un bel telefono, si sa, ma sono per i giovani, non è per me. Questo è il male, no? Non vado mai per gli anziani uno, perché fanno solo per i giovani, che tanto quelli sentono lo stesso, vedono tante cose lo stesso. Io invece non vedo niente, non posso usarle. Potrebbero fare una volta un strappo alla regola, fare uno moderno anche per me. Vieni. Ancora più grande, con un display da 15 pollici, con i pulsanti belli grandi. Ecco, quindi, un saluto a tutti. Sì. Quindi. Sì, ci sentiamo la prossima volta. Un bello, spero che un bello parecchio per me. Ecco, ciao zia. Grazie. Ciao. Ciao.